Allora, cerchiamo sto pavimento invisibile. È stato più facile del previsto. Ma manco di affronto, guarda. Fantoccio di Selubis, non toccare. Cioè, questi sono, cioè, sono persone che diventano loro, di loro volontà, degli spiriti. Oddio, di loro volontà non lo so. Questi hanno detto di loro volontà. Questi non lo so. Questi due non lo so. Se di loro volontà. Visto che li ha fatti Seluvus. Se lui. Mannaggia a me. E ai nomi. Perché mi pare veramente. Forse è questa? Le cose sono due. No, la cosa è una soltanto. Esci e rientra, si è bucato il gioco. Ma che, davvero? Io pensavo che fosse qui per dirmi. Selen è un fantoccio. Cioè, visto che lei lo odia, a Seluvus, vabbè, è morto, quindi sti cavoli, cioè, voglio dire. Cioè, io volevo mettere la gemma, ma non me lo fa fare. Magari non si può fare, però volevo fare questo io. Fammi andare a vedere per sicurezza. Fammi andare a vedere per sicurezza. Tanto lei mi dice: There you are, my apprentice. Shall we commence the lesson? Abbi ne cura, apprendista. Stai stringendo la mia essenza. Devi prima parlare con un altro NPC a quanto pare, così a random. Ah. Fammi pensare. Con chi potremmo parlare di Selen? Io pensavo a Gideon, visto che è uno che dovrebbe essere l'onnisciente. No. Lui non ha niente a che fare con la magia. La tizia sotto non può essere, visto che è una pietra, però è blu la pietra. Lui è verde. Non posso parlarci. Oddio, non posso parlare un attimo. Hai rotto i materiali, vabbè. Devo parlare con l'altro, forse. Non ricordo il nome. È un altro ancora, adesso ricordo. Dov'è? Devi triggerarlo. Ma non ci arrivi mai. Ma che vuol. Ma perché? Cioè, la quest così era lineare. Così era molto lineare. Trovavi. Cioè, avevi l'oggetto perché te lo dava lei. Con quel dialogo straziante. Raga, ditemelo. Cioè, ormai lo voglio sapere. Chi è? Il presentatore del torneo di Radahn. Perché? La festa della guerra è terminata. Ti siamo grati, prote combattente. Il generale Radahn sarà lieto. Le sue polveri ormai. Se il fato lo vorrà. Cioè, era questo? Era questo che mancava? È molto a caso! Non che. Per carità, possono anche essere collegate, ok? Possono anche essere collegate in tutti i modi. È suo padre, è suo zio, l'amante segreto. Può essere qualunque cosa. Ma se non mi dai un indizio. Cioè, io. Qui è sparita.
In realtà doveva sparire prima, nel momento in cui ho estratto l'essenza. Secondo me doveva sparire, visto che non credo avesse ancora la forza di portare avanti quell'incantesimo. Salve. Però capito, non mi sembra legato agli stregoni con questo indumenti. Quella donna era come un guscio vuoto, un involucro senza anima. Sospetto che Selle sia ancora viva. Sono certa che infine tornerà in un altro corpo. È un pensiero disgustoso. Ma lo posso ammazzare sto stronzo? Però ho paura che si sfascia la quest. Trasferisci la scintipietra primigenia. L'animazione almeno. Vabbè. My apprentice. Just how long has it been? 10 ore. 2 giorni in realtà. Posso tornare all'accademia? Per cacciare la famiglia reale di Caria e ristabilire la corrente originaria. My dear apprentice. I owe this all to you. Che mi dai? Un cazzotto. Finally, I can to expel my apprentice. Shall we? As thanks for procuring this new form. Ti guiderò nella sala della grandezza. Ma non è vero, visto che vuole sconfiggere i reali di Caria. Rennala è un reale di Caria. No? Ah? Non la sfiderò. Lei è mia amica. Oh no, a stamina infinita. È un mago comunque, perché c'ha le bacchette. Ed è un assassino. E anche lui un regalo di Caria? Selen, però gioia mia, cioè cappuccio dell'eccentrico. La corazza, i guanti. Allora, prima di parlare con lei e di capire dove sia la fine Rennala, Gerren era un nomade d'elezione. Cos'è un nomade d'elezione? Ma dopo essere stato ospite dell'aristocrazia cariana, fu inviato dal generale Radan a servire come suo comandante. Per la prima volta l'irrequieto vagabondo si vide legato a un onorevole giuramento. Hello? Tuo insegnante alla vigilia dell'incoronazione. Io ti porterò sempre nel cuore. Dai, che tenera però che è. L'intera accademia giurerà fedeltà all'eminente monarca. Svela i segreti della vita dell'anello ancestrale. Un giorno io sarò tuo allieva. Che bello! Ricorda una cosa, Ete. Se modifichi le armature, alcune delle loro descrizioni cambiano. Ma come ricorda? Io non lo sapevo nemmeno che succedeva questa cosa. Ma adesso Rennala, quindi non... sparita? Oppure... no? Is it thy wish? Be not alive. I would birth. È quello? As a sweet. È quello? No, non c'era? Salve. Prego. Oh, per l'amor di Dio. Maschera di scinti in pietra di grana. Ero contento per una volta di un bel finale. Ero contento. Una volta. Per un bel finale di una quest. Sai, no? Come un vero gioco. Come un vero gioco. Che... ti aspetti un bel finale da una quest. Non soltanto merda ogni volta. Non soltanto merda ogni volta. Tu guarda, è il terzo. È il terzo lui.
Ma voglio dire, cioè, capita, cioè. È un cavaliere del crogiolo. Sono veramente tanto incavolato in questo momento. Sono veramente tanto incavolato. Aspetto a questo punto, aspetto a questo punto di vedere quando sarà qualcuno che dirà: oh, che bel finale di questo. Oh, Miyazaki, come sei bravo, solo tu fai le quest così bene. Spadone delle rovine e va su Int. Era un po' che non vediamo tante armi Int nel gioco, effettivamente. E viene direttamente da Dark Souls 2. Molto bella. Figata però, raga. È più veloce di quel che mi aspettassi, onestamente. È più veloce di quel che mi aspettassi. Non consuma energia questa cosa qua. Cioè, non consuma mana. Comunque, qui dentro hanno messo... Adesso non so se c'è una lore dietro, ma hanno messo palesemente due boss a caso. Uno con l'altro. Non so, ripeto, se c'è dietro qualcosa. Magari si sono alleati. Magari Cavaliere del Crogiolo in realtà stanno con i semiumani. Non ne ho idea, non lo so. Però per me erano due boss messi a caso, ora come ora. Poi vedremo in futuro.